Buongiorno a tutti, siamo qui al municipio dove oggi c'è il consiglio straordinario sulle spiagge. Prima del consiglio c'è stata una riunione di tutti i capigruppo e quello che è stato deciso dopo un processo vero e proprio verso di me è stato deciso che io sono stato sospeso per due sedute, quindi come nel calcio si viene squalificati per due partite, io sono stato sospeso, è stato applicato un provvedimento che si chiama censura, quindi il Movimento 5 Stelle mi sospende, mi censura, perché la scorsa settimana, nel consiglio della scorsa settimana, abbiamo occupato l'aula con delle famiglie italiane in emergenza abitativa, famiglie italiane a cui non è stata data ad oggi nessun tipo di risposta, famiglie italiane che si ritroveranno in mezzo alla strada, ma di questo in questo municipio non si parla, di cose importanti in questo municipio non si può parlare. Abbiamo protocollato documenti importanti come lo sgombero dell'ex colonia Vittorio Emanuele, sabato manifesteremo per questa, contro questa struttura occupata da centinaia di immigrati, a cui il Comune di Roma paga anche l'utenza, e di questo non si parla. In questo municipio si può parlare soltanto di cose inutili, si parla dei cestini della spazzatura degli uffici municipali, si parla dei vaccini, che con tutto che può essere una problematica nazionale, di certo non sono questioni di competenza del decimo municipio o di un municipio, ma neanche di un comune, sono temi nazionali, quindi il Movimento 5 Stelle non vuole affrontare questi temi e accusandomi di violenza, accusandomi di delle solite cose, quando in realtà l'occupazione che è stata portata avanti con le famiglie è stata un'occupazione simbolica, temporanea, è durata neanche mezz'ora, poi abbiamo liberato l'aula per far procedere l'andamento dei lavori, il Movimento 5 Stelle decide di censurarmi. Pensate un po', addirittura Atos De Luca, il mio acerrimo nemico di questa aula municipale, ha votato a mio favore, per farvi capire quanto è assurdo questo provvedimento. Però questa cosa ci deve far riflettere, perché comunque qui siamo ad Ostia, dove Casa Pound ha preso il 9% dei voti, dove abbiamo preso 6.000 voti, dove abbiamo fatto record di preferenze con la nostra candidata Carlotta Chiaraluce, dove c'è tantissima gente che ha deciso di mandare dei combattenti di Casa Pound nelle stanze del potere, e questo non può essere accettato da questo sistema, e chiaramente si usano i metodi della censura, ti tappano la bocca se provi ad alzare la voce e a far sentire la voce dei cittadini, parliamo di famiglie in emergenza abitativa che devono essere sgomberate per una questione di speculazione edilizia, perché stiamo parlando di un CAT, di un residence, quello di Valle Porcina, e le famiglie verranno cacciate da lì e spostate temporaneamente in un'altra struttura, probabilmente a Ponte di Nona, a Tor Tre Teste. Questo riguarderà anche i disabili, riguarderà anche i bambini che vanno nelle scuole del territorio, riguarderà anche anziani che magari fanno terapie negli ospedali, nei centri della sanità di questo territorio, che dovranno essere spostati a decine di chilometri in altre zone di Roma senza alcuna motivazione, se non che il Comune ha deciso di chiudere quel centro perché c'è una speculazione, ma che chiuderà anche i prossimi centri dove queste famiglie andranno, e queste famiglie finiranno in mezzo alla strada, famiglie italiane in emergenza abitativa, poi quando abbiamo questioni, ripeto, come la Vittorio Emanuele, con centinaia di immigrati che la occupano abusivamente da 20 anni, e non solo non vengono sgomberati, e non solo lì non si usa il pugno di ferro, ma lì il Comune di Roma e il Movimento 5 Stelle gli paga addirittura le utenze. Quindi questo noi vogliamo dire, per questo siamo stati eletti, non siamo stati eletti per alzare la mano e votare il cestino della spazzatura se deve essere di un colore o di un altro, non siamo stati eletti per questo, noi siamo stati eletti per far rispettare gli italiani, siamo stati eletti per difendere in quelle aule gli italiani, e questo continueremo a fare. Quindi ci sospendono due giornate, non fa niente, non ci interessa, perché tanto in queste due sedute probabilmente si sarebbe parlato di aria fritta, ma torneremo quando sarò riammesso dalla censura del Movimento 5 Stelle a parlare dei temi veri e scottanti di questo territorio, di un municipio che il Movimento 5 Stelle ha abbandonato, di un municipio che è stato commissariato per mafia, e invece di parlare di quello che accade in questo municipio si pensa a sospendere il consigliere di Casa Pound, perché Casa Pound, nonostante ha preso il 9% dei voti, non deve avere diritto di parola.
non è così, la democrazia viene dalla nostra parte, quindi potranno usare anche questi metodi, ma tanto in quelle stanze noi siamo stati eletti, ci saranno le elezioni il 4 marzo e noi prenderemo ancora più voti, riusciremo anche a entrare alla regione, riusciremo anche a entrare in Parlamento, perché quando noi diciamo che in quelle stanze con noi la musica sarebbe cambiata, così è stato. E questa ne è la riprova, perché un provvedimento del genere, una sospensione di un consigliere da un municipio di Roma, io neanche me la ricordo, addirittura per due sedute. Quindi, ma questo, di questo noi siamo orgogliosi, perché noi non siamo qui per prendere il gettone di presenza, ma noi del gettone di presenza che ci mancherà in queste due sedute non ci interessa, perché noi quei soldi poi li destiniamo agli italiani in difficoltà, agli italiani in difficoltà che noi abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere, perché questo sgombero di questo residence non finisce con la questione non finisce con l'occupazione dell'aula, la questione va avanti e noi saremo lì il giorno dello sgombero a difendere quelle famiglie. Basta.